Siamo al Parco della Rimembranza, oggi 29 settembre, la società storica Spezzina, in collaborazione con il Comune della Spezia, con la banca di credito cooperativo della Versilia e della Lunigiana, hanno reso possibile questa rievocazione storica della Prima Guerra Mondiale, il centenario, della Prima Guerra Mondiale. Alle nostre spalle abbiamo proprio una postazione. Con la Compagnia degli Scarti che oggi interpreta i soldati in attesa delle milizie nemiche. Questa è una bella giornata, questo luogo silenzioso, sereno, bellissimo, evoca scenari completamente diversi da quelli che andiamo a commemorare e questo secondo me spinge e deve spingere tutti a rafforzare il nostro impegno, che è quello che è stato poi trasfuso nella Carta Costituzionale, ripudiare ogni forma di guerra come mezzo di soluzione dei conflitti. Questo luogo per la città è importante e oggi lo è ancora di più con questo ricordo del centenario della Prima Guerra Mondiale. Beh, sì, assolutamente, non solo è un luogo dove si può stare spensierati e rilassarsi, ma il valore storico, sociale, è proprio quello di ricordare i nostri caduti, chi ha dato la vita per la nostra libertà, la nostra democrazia, la nostra indipendenza. I signori ufficiali austriaci hanno fatto bisboccia oggi. A bombardare non rinunciano di sicuro. Quindi che si spiccino. Via al dente, via al dolore. Cos'hai, fretta? Sono così ordinati. Lo sai bene. Alle 10 spaccate e alle 4 dopo il pisolo si fanno un po' di esercitazioni. Hai sentito che forse domani c'è un attacco? Prima mi facevo un grande scrupolo di vedere un morto. Invece qui ci ho dormito 3 giorni tra i cadaveri che puzzano. E nel fare l'avanzata, quando ti getti per terra, che non ce l'hai il tempo di fare la trincea, ti ci devi nascondere di dietro i corpi, mettendoli uno sopra l'altro. Fuoco e mitragliatrice, senti una voce che chiama per conquistar la trincea, ancora sì.